1 milione per rifare la Madonnina, ma sfuma l'applicazione della proroga di 15 anni delle concessioni. Dopo anni di liquidazione, 4 aste deserte, sempre più probabile l'ipotesi di acquisto da parte della Regione Toscana. Partiti i lavori al mercato coperto di Forte dei Marmi, consegnati ai cantieri della ditta vincitrice dell'appalto, che avrà tempo 4 mesi per terminare le opere. Rione e Marco Polo pronto alla festa, 6 notti di carnevale tra cucina, musica e divertimento, un doppio weekend di festeggiamenti, ma spazi ancora una volta dimezzati per i costi elevati. Rette d'asilo meno care per 280 famiglie di Pietrasanta, tagli consistenti per le rette dei nidi invernali con uno sconto fra i 90 e i 130 euro. Calcio, Ondina scende in campo, debutta il primo torneo di calcio giovanile femminile del Carnevale a fianco della Viareggio Cup maschile, lo sport contro la violenza sulle donne. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia, che apriamo con uno sguardo alla situazione della Viareggio Porto, la società della comune in liquidazione che gestisce l'approdo turistico della Madonnina. Situazione sempre più complicata dal punto di vista delle strutture, si aggiungono spese ingenti per chi andrà ad acquistare questa società all'asta e sullo sfondo resta sempre più probabile l'ingresso della Regione Toscana e dunque il mantenimento pubblico di questa società. Ma facciamo il punto nel nostro primo servizio firmato da Silvia Toniolo. È quasi al bivio il futuro della Viareggio Porto dopo anni di liquidazione e 4 aste andate deserte, un periodo troppo lungo che si traduce nella totale mancanza di investimenti sulla sicurezza dell'approdo turistico della Madonnina. Ma qualcosa sta cambiando e sullo sfondo si fa sempre più probabile l'ipotesi di acquisto da parte della Regione, nonostante oggi il valore della società la Viareggio Porto SRL, come riportato dal TG Noi, sia di 587.000 euro. Questo l'importo dell'ultima asta datata a ottobre 2018, decisamente appetibile per un prossimo eventuale acquirente. Oggi però la società in house del comune di Viareggio sta perdendo decisamente il suo appeal. La giunta regionale con una delibera ha affidato all'autorità portuale la stima dei lavori da effettuare per la messa in sicurezza dei pontili, stima che secondo indiscrezioni per ora supera il 1 milione di euro, un investimento che sarà totalmente a carico di chi acquisterà la Viareggio Porto. Peccato che manca ancora una data per la prossima asta. In questo scenario già privo di certezze, sfuma anche l'applicazione della proroga di 15 anni delle concessioni, per la quale si sta ancora attendendo il parere legale. Quello che mancherebbe è l'elemento soggettivo nel caso della Viareggio Porto, cioè il soggetto titolare della concessione, che in questo caso siamo di fronte a un soggetto che è in stato di liquidazione, quindi è in fallimento e in stato di liquidazione. Intanto, in vista della stagione estiva e del grande appuntamento con la nautica, il Versilia Yachting Rendezvous, la Capitaneria di Porto ha imposto alla società di effettuare alcuni interventi. Abbiamo costretto con il liquidatore a fare degli interventi risolutivi, diciamo, di messa in sicurezza dei pontili. Resta in silenzio l'amministrazione comunale di Camaiore il giorno dopo la missiva con cui Reti Ambiente ha dato lo stop ad Ersu in procinto di ricevere in affidamento il servizio di raccolta dei rifiuti di Camaiore. No comment per adesso da parte del sindaco Alessandro Del Dotto, benché l'ultimatum da parte della società di Aria Vasta sia tutt'altro che inatteso. Il presidente di Ersu, Alberto Ramacciotti, al quale era indirizzata la lettera di Reti Ambiente, si dice pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari dopo le dovute verifiche. Di certo non ci muoveremo in contrasto con l'azienda Reti Ambiente, ha fatto sapere al TG Noi. E adesso invece torniamo sulla questione ambientale del depuratore del Pollino a Pietrasanta. C'è Gaia che interviene oggi con una nota per chiarire, dopo gli allarmi che sono stati diramati nei giorni scorsi dagli ambientalisti dell'Associazione per la tutela ambientale della Versilia. Il depuratore di Pietrasanta funziona regolarmente, non ci sono motivi per non procedere con gli ulteriori allacci alla fognatura delle abitazioni, così replica. Ricordiamo che lunedì l'Associazione ambientalista aveva firmato un
una diffida al sindaco di Pietrasanta Giovannetti, che aveva firmato invece ordinanze per imporre e intimare ai cittadini di allacciarsi alla fognatura e all'impianto che secondo gli ambientalisti non funziona regolarmente. Lo spiega Gaia in questa nota, il fatto che l'iter di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto sia ancora in corso non è legato allo stato di funzionamento di quest'ultimo, ma è il prodotto di una serie di adempimenti normativi che si sono susseguiti. Al termine dell'iter relativo alla verifica di assoggettabilità VIA, la Regione ha disposto che l'impianto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale e quindi al momento Gaia sta predisponendo la relativa documentazione. Così si spiega in una nota. La cronaca adesso, controlli antidroga nelle scuole della Versilia. In mattinata i carabinieri supportati dalle unità cinofile da Pisa, ma anche in un'operazione con la polizia e dunque con il commissariato di Viareggio, ha setacciato la sede di Lido di Camaiore del liceo Chini Michelangelo, rinvenuto appena un grammo di hashish sequestrato dai militari a carico di ignoti. I controlli hanno interessato classi e cortili della scuola all'interno di un'operazione che interessa molte scuole superiori della Versilia. E intanto c'è una nuova comandante alla Polizia Stradale Provinciale. Sentiamo. Insediamento ufficiale per la nuova dirigente della Polizia Stradale della provincia di Lucca. A prendere il posto del comandante uscente Calogero Laporta, la vicequestore aggiunto Serafina Di Vuolo, originaria di Castellammare di Stabia, in Polizia dal 2006. La neodirigente proviene dal comando di La Spezia e successivamente ha diretto la stradale di Massa, di cui è ancora reggente in attesa che venga nominato il suo sostituto. Arrivata a Lucca a novembre, ha assunto il comando effettivo il 4 febbraio. A darle il benvenuto nella caserma di Sant'Anna, il questore Vito Montaruli e il procuratore Pietro Sucan, oltre al personale dei comandi di Lucca, Viareggio, Bagni di Lucca e Massa. Accanto al personale operativo anche l'ex comandante Laporta e alcune rappresentanti dell'Associazione Vittime della Strada, alla quale la dirigente è particolarmente legata. Massima attenzione al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e all'educazione stradale nelle scuole, le priorità della nuova dirigente. Sì, è la nostra attività prioritaria, la nostra preoccupazione. Saremo presenti sul territorio come già è stato negli anni passati, faremo dei servizi straordinari per la repressione, per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, anche in collaborazione con la Questura. Saremo presenti in Versilia soprattutto, come già è stato in passato, soprattutto sul territorio di Viareggio, Torre del Lago, dove abbiamo concentrato il maggior numero dei nostri dispositivi operativi. Nel salutare la dottoressa Di Vuolo, il questore Di Lucca ha sottolineato l'impegno degli uomini e delle donne della stradale, auspicando per il futuro una maggiore sinergia con le polizie locali, specialmente nel periodo estivo, nella zona della Versilia, in modo da riuscire a garantire più efficientemente la sicurezza stradale. A Forte dei Marmi, partiti i lavori per il mercato comunale coperto, novità anche per la Polizia Municipale. Sono in partenza i lavori al mercato coperto comunale di Forte dei Marmi, da molti anni bisognoso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione. La scorsa settimana sono stati consegnati i cantieri alla ditta vincitrice dell'appalto, che avrà 4 mesi di tempo per terminare le opere, dunque entro l'estate. Un intervento da 178.000 euro, che prevede la realizzazione della nuova copertura con il dovuto isolamento, la demolizione e il completo rifacimento dei servizi igienici e la sistemazione di una porzione di pavimento danneggiata. Durante i lavori il mercato comunale resterà regolarmente aperto. Quella è un'opera destinata, dovuta soprattutto al decoro della struttura, perché la struttura è veramente cadente. Abbiamo investito circa 220.000 euro per il rifacimento del tetto, bagno e pavimento. E adesso investiremo ancora dei soldi per il rifacimento della parte esterna e soprattutto per rimettere un po' a posto la piazza. Il cantiere è stato consegnato alcuni giorni fa, i lavori dovrebbero partire o sono già partiti, insomma, però il cantiere è già in possesso della ditta vincitrice, era un lavoro necessario, anche quello era una struttura veramente in brutto degrado. Partirà invece il 19 febbraio il trasferimento della Polizia Municipale dall'attuale sede di via Mazzini alla nuova di via Provinciale, all'ex ABC Moto. Operazione immobiliare partita con la giunta Buratti e adesso, dopo molti anni di controversie e slittamenti, è arrivata al termine. Finito il degrado all'ABC, l'abbiamo rimesso a posto.
Abbiamo anche investito dei soldi successivamente proprio per strutturarlo, ne manca ancora una parte e dovrebbe essere il trasferimento durante il mese di febbraio e quindi l'apertura ce ne auguriamo a marzo. Con quella si completa quest'opera che è stata acquistata circa 7 anni fa e che purtroppo è rimasta ferma per molto tempo. Torneranno in piazza Marconi, ovvero al loro posto, i 46 banchi del mercato settimanale di Forte dei Marmi spostati all'inizio dell'inverno, o meglio alla fine di ottobre. Lo rende noto l'amministrazione comunale, la data è quella del mercato settimanale di mercoledì 4 aprile, quando appunto i banchi torneranno sotto i pini. Una collocazione diversa dei banchi che insistono nell'area centrale della piazza durante l'inverno ha permesso in primo luogo agli operatori di lavorare in condizioni ambientali migliori e di non danneggiare la zona della pineta, in particolare il suolo per pioggia e fango, e poi andrà concertato di nuovo con la Camera, secondo il codice di commercio, con gli operatori, eventuali nuovi spostamenti dal prossimo ottobre 2019. Andiamo a Pietrasanta adesso, buone notizie per le famiglie con bambini iscritti agli asili nido, sentiamo. Rette dell'asilo e dei centri estivi decisamente meno care per 280 famiglie del comune di Pietrasanta. Il risparmio nell'arco dell'anno potrà arrivare fino a 1.400 euro. Nello specifico, sulla retta dei nidi sarà applicato, a partire dal mese in corso e fino al dicembre 2019, uno sconto del 35% sulla tariffa, mentre per i centri estivi del 15%. Tagli consistenti che sono stati possibili grazie all'assegnazione tramite la Regione Toscana di alcuni fondi del MIUR per il piano integrato di educazione ed istruzione di cui l'amministrazione comunale aveva fatto richiesta a gennaio. Per le famiglie si traduce in uno sconto tangibile ogni mese tra i 90 e i 130 euro per quanto riguarda le rette dei nidi invernali e da 40 a 60 euro per le rette dei centri estivi. Un'iniziativa concreta con la quale l'amministrazione ha dato finalmente risposta a quelle famiglie che hanno bambini da 0 a 6 anni. Nei prossimi mesi e fino al dicembre 2019 potranno usufruire di uno sconto importante. Restiamo a Pietrasanta, dove servono, pensate, 1.800.000 euro per prendersi cura, per ripristinare fronti franosi sulle colline. Questo è il bilancio tra frane e smottamenti presentato dal sindaco Alberto Giovannetti, che insieme a tecnici comunali si è rivolto alla regione in cerca di finanziamenti. Le frazioni di Capriglia, Vitoio, Castello e Strinato, quelle più bisognose, si parla appunto di 1.800.000 euro necessari, ma in totale, allargando anche altre zone, il fronte economico raggiunge i 4 milioni di euro, obiettivo del comune appunto ottenere questi contributi e intervenire. A Seravezza si è celebrato in questi giorni il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe con una cerimonia, la vediamo in queste immagini, siamo a Querceta nel parco pubblico di via Federigi, intitolato da oggi alle vittime delle foibe, agli esuli istriani, fiumani e dalmati, una bella partecipazione di cittadini domenica mattina, ma anche autorità militari, associazioni d'arma, volontariato, naturalmente anche le forze politiche, vedete l'onorevole Umberto Buratti, la consigliera regionale Elisa Montemagno, il sindaco Riccardo Tarabella e molti membri del comune, del consiglio comunale seravezzino, presente anche il dottor Francesco Gaspa, figlio di una vittima delle foibe, il vicepresidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Lucca, Armando Sestani. Le foibe furono lo strumento di una feroce persecuzione che spinse migliaia di italiani a fuggire, ha detto Tarabella, il sindaco, portando anche la sua personale esperienza di esule. Se oggi noi abbiamo una funzione è quella di accendere una luce di speranza e testimoniare quegli orrori attraverso la memoria affinché non abbiano più a ripetersi. Torniamo a Viareggio, adesso hanno debuttato nello scorso weekend non soltanto i carri del Carnevale ma anche le giostre, il Luna Park che ha ritrovato Piazza d'Azeglio in un formato però ridotto. Siamo andati a sentire gli operatori delle giostre che per il futuro però auspicano una soluzione diversa. Sta andando decisamente bene, siamo positivi e per quest'anno siamo riusciti ad accontentarci, a sistemarci in questa location. Per il prossimo anno speriamo comunque di ritornare alle nostre vecchie collocazioni.
Sono 11 appena le giostre montate in piazza d'Azeglio a Viareggio in occasione del Carnevale, 14 quelle consentite dal Comune dopo un lungo e ormai continuo tira e molla fra gli operatori e l'amministrazione dell'Ingaro, che da un paio di anni ha messo al bando il Luna Park dal circuito mascherato e dalla zona del Principe di Piemonte, arrivando a portare le attrazioni negli ultimi anni fino al piazzale della PAM in periferia. Le giostre potranno restare in piazza d'Azeglio solo fino alla domenica successiva all'ultimo corso di Carnevale, dunque fino al 10 marzo, una soluzione che non sembra soddisfare i giostrai, tant'è che alcuni hanno preferito rinunciare. Ci hanno accontentato, ringraziamo l'amministrazione comunale che insomma, è riuscita anche per quest'anno, per questo Carnevale edizione 2019, di accontentarci. Siamo un po' più a portata del pubblico che venga al Carnevale, il pubblico che viene in passeggiata, e siamo un pochino più a portata di mano. Il tema dello spettacolo viaggiante non è certo chiuso a Viareggio. L'amministrazione sembra intenzionata a disciplinare definitivamente la presenza dei giostrai, che vorrebbero dal canto loro spazi e tempi certi, ma sempre in zone centrali della città. Noi vorremmo un'area per lo spettacolo viaggiante, un'area attrezzata con tutte le attrezzature necessarie per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante, per mettere attrazioni grandi e piccole. In tema di Carnevale non c'è soltanto il corso mascherato, ma attorno all'appuntamento con i Rioni, un doppio appuntamento con il Marco Polo, costretto però anche quest'anno a ridurre notevolmente gli spazi per motivi di costi. Vediamo. Sei notti di Carnevale tra buona cucina, musica e soprattutto divertimento. Il Rione Marco Polo scalda i motori per il doppio weekend di festeggiamenti, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 febbraio. In fase di allestimento le cucine lungo la via Maroncelli, che proporranno dalle 19 in poi il classico menù viareggino a base di pesce e non solo. A fianco della chiesa di Don Bosco nelle prossime ore troverà spazio il palco, di fronte al quale sono attese a ballare migliaia di persone. È il primo Rione del Carnevale, quindi si prevede un afflusso di gente notevole. Ci sarà gremito di gente con il DJ Simone Cerri, che farà la musica di Carnevale. Ci sarà un concorso della maschera più bella, verrà premiata in fondo alle 6 serate, e del gruppo, perché non solo la maschera isolata ma anche un gruppo di maschere. Un Rione ristretto, anche quest'anno dimezzato negli spazi. La festa non coinvolge più ormai la via Maroncelli, le vie Don Bosco e Marco Polo, ma la sola piazza della chiesa. Troppe le spese legate allo spazzamento, ai vigili urbani e alla sicurezza, che negli anni hanno spinto gli organizzatori a tagliare. Non ci rientriamo più con i costi, ecco perché abbiamo dovuto limitarci alla chiesa, dove c'è il più flusso di gente, quindi metà percorso anche quest'anno. Speriamo che nel futuro si possa riallacciare un discorso e poterlo rifare tutto come era una volta. Della gloriosa tradizione dei Rioni, per molti considerati la vera essenza popolare del Carnevale, quest'anno restano solo Marco Polo e Carneval d'Arsena, gli altri spazzati via dai costi cresciuti ogni anno di più. Mi auguro che anche gli altri Rioni, come Croceverde, come Vecchia Viareggio, come Varignano, come Terminetto, come Migliarina, possano piano piano rientrare nel circuito del Carnevale. Con la cronaca ci fermiamo qua, tra poco di nuovo insieme con un'ampia pagina sportiva. Ben ritrovati, eccoci con lo sport e il calcio in primo piano, turno infrasettimanale di Serie D. Diamo subito uno sguardo ai risultati di questa giornata di campionato. Eccoli, vedete adesso in grafica: Lianese Pianese 1-0, Cannara Seravezza è finita 2-3 per i versiliesi, Ponsacco Aquila Montevarchi 1-1, tra Prato e Gavorrano 1-0, mentre è un pareggio 2-2 tra Real Forte Querceta e Massese, con gol di Costantini, Cito, Falchini e Canalini. E poi si scorre a San Gimignano Viareggio, come vedete le zebre hanno perso per 1-0 subendo il gol all'89esimo di Veratti. San Giovannese Scandici 0-0, Trestina Ghivizzano 0-1, il gol al 35esimo è stato un autorete di Marconi, Tutto Cuoio Sinalunghese finisce 0-0.
Ancora il calcio, calcio femminile che sarà protagonista per la prima volta alla Viareggio Cup, come già anticipato, un torneo vero e proprio per dire no alla violenza sulle donne, ma che dovrà restare nella storia, così spiega il numero uno del centro giovane calciatore Alessandro Palagi. Roy Lepore. Il centro giovani calciatori quest'anno per la prima volta organizza il torneo Human Viareggio Cup, trofeo Ondina riservato alle squadre primavera femminili al quale prenderanno parte 8 compagini, fra queste la Juventus, la Florentia, Genova, Inter, Bologna, Milan, una squadra straniera. Si disputerà dal 18 al 26 marzo con la finale che avrà luogo il giorno prima di quella del torneo maschile. Il 4 marzo in occasione della presentazione ufficiale al Teatro Puccini di Torre del Lago ci sarà il sorteggio del torneo femminile che prevede 6 partite con semifinali e finali. La speranza da parte degli organizzatori del CCC che questa prima edizione sperimentale possa ottenere il successo del torneo maschile che ha raggiunto quest'anno la 71esima edizione. Il torneo femminile, su proposta della Presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci, potrebbe disputarsi nel periodo di Carnevale. Intanto da Viareggio il Presidente del CCC Alessandro Palagi lancia un messaggio per dire no alla violenza sulle donne. Un torneo speciale che io dedico prima di tutto a mia moglie, alle donne del centro giovani calciatori, alle donne, e naturalmente questo torneo deve avere il significato della non violenza sulle donne. La finalissima andrà in diretta Rai il giorno prima della finalissima del torneo di Viareggio, quindi abbiamo a disposizione le telecamere per dare tanta visibilità a questo torneo con la speranza che diventi un torneo a livello del maschile, a livello del torneo di Burlamacco. E andiamo in casa della CGC Viareggio, ma sul fronte hockey, dove il DS Pardini sprona la tifoseria a essere ben presente al prossimo match di Coppa. Sentiamo. Il direttore del centro giovani calciatori Alessandro Pardini vorrebbe, in occasione della gara di sabato di Coppa Cerse con il Valdagna al Palabarzacchi, il pubblico caldo che c'è stato con il Bassano a sostegno della squadra, proprio perché l'impegno è di quelli importanti. Ci stiamo preparando per questa ennesima sfida di Coppa con il Valdagno e indiscutibilmente ci andiamo a giocare una fetta importante della stagione, perché uno dei nostri obiettivi è la Coppa Cerzo, Coppa Wise Cup come la vogliamo chiamare, quindi sabato prossimo c'è un impegno per noi veramente determinante per la stagione, senza dimenticare che per martedì avremo il Vercelli e un'altra gara che dobbiamo affrontare in questo modo, con grande determinazione, grande tenacia ma grande lucidità per portare a casa 3 punti. E con un tifo come quello di stasera, perché ho sentito il tifo dei bei tempi, bello caldo, sarà stata la prima giornata di carnevale ma sono arrivati come dovrebbero essere sempre. Sì, allora intanto c'era un po' di gente mascherata in tribuna e questo fa sempre piacere, mi ricordo un po' i tempi in cui veramente venivano anche 200 o 300 persone mascherate al palazzetto, e secondo me questa è una delle nostre caratteristiche più belle, cioè indiscutibilmente il carnevale è una cosa nostra che sentiamo, che fa parte della nostra vita, della nostra società, del nostro costume, quindi vedere anche al palazzetto ragazzi mascherati e sentire le canzoni del carnevale è comunque un modo per dare un'indicazione di quello che è la nostra vita, la nostra società. Stasera c'è stato sinceramente un bel tifo, anche diciamo la parte della tribuna, quella un pochino più tranquilla, stasera ha partecipato con canti eccetera, e quindi questo sicuramente è un bel viatico. Io spero che in questo periodo tanti vengano ancora al palazzetto mascherati da carnevale, vengono a cantare e incitare la squadra. Ci fermiamo qua con lo sport, una breve pausa, tra poco la terza parte del TG9 Versilia. Ben ritrovati, terza parte del TG9 Versilia, non ci sono aggiornamenti di cronaca, ma prima di salutarci lo spazio consueto degli auguri. Questa sera gli auguri partiamo con Martina Bemi di Viareggio, auguri da parte dei genitori Angela e Andrea, la sorella Beba Beatrice, e da parte anche dei parenti e degli amici. Festeggia il suo compleanno la dottoressa Maria Gallo di Viareggio, carnevalara ad hoc, auguri da parte dei parenti e degli amici più cari. E gli auguri vanno anche a Samuel Corsi di Querceta, con una dedica, anche un piccolo regalo può contenere una magica sorpresa. Spero che il mio sia per te il più bello. Tantissimi auguri, un forte abbraccio da tuo nonno, la nonna, il babbo Marco e mamma Lara. Ed è tutto con la rubrica degli auguri, è davvero tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.